siamo a Sanremo. A Sanremo a Radio Bruno abbiamo Caligola. Ciao. Benvenuto. Grazie, grazie. Allora, quest'anno i giovani così saranno proprio i primi a cantare prima di tutti gli altri big, una grandissima occasione che dà Carlo Conti. Sì, è una bellissima cosa, una bellissima novità, secondo me ci favorisce molto questa cosa. Tu rappresenti il rap per i giovani? Sì, beh. Categoria rap? Sì, rap. La canzone che porto a Sanremo non è proprio rap, è un po' più soft, però sì, diciamo che quello che faccio è rap. No, perché sappiamo che comunque hai già un protagonista dei big che ti fa per te, che è Moreno. Ah sì? Sì. Beh, sono contento. Allora, parliamo del pezzo Oltre il giardino. L'hai scritta vedendo il tuo vicino di casa dal pullman, un signore anziano dal pullman. Sì, era una persona, non era neanche tanto anziano, non era neanche un barbone a dire il vero. Quindi non è che è proprio lo stesso personaggio della storia della canzone, però era una persona che comunque mi aveva colpito molto, perché sembrava che stesse in un mondo a parte, perché quando lo vedevo era sempre felice, sempre spensierato, almeno apparentemente così. E ho iniziato a scrivere una canzone da queste suggestioni che mi aveva dato. Il fatto, cioè il senso della canzone, è che proprio nessuno sa mai quello che c'è dietro la vita delle altre persone, perché io alla fine non sapevo nulla di lui e alla fine la storia che ho scritto vedo che non c'entri nulla con la sua vita. Però il senso è quello. Il senso è quello. Dopo Sanremo, dopo questa avventura, che cosa ci sarà per te? Non lo so, spero tante belle cose. Spero che piaccia l'album che uscirà questi giorni. E niente. Tantissime, cioè mi piacerebbe fare altre collaborazioni con artisti più grandi. Tipo chi? Tipo Caparezza o Jovanotti, anche con artisti americani, ma è un sogno, però potrebbe realizzarsi. I sogni ci devono essere per spingersi sempre più in alto. Allora, sì. Prima di salutarci, abbiamo tanti ascoltatori della tua età, dobbiamo dire che tu fai liceo scientifico e ti piace il latino. Miracolo. Sì, beh, non è che mi fa impazzire, però me la cavo e vado bene più che altro perché vado a istinto nelle versioni, però la preferisco ad altre materie, per esempio la matematica, cioè un po' in più. Meglio la calcolatrice? No. Per fare i conti, meglio che sì, me. Giusto. Ok. No, vabbè, però diciamo che non è la mia favorita la matematica. Grazie mille di essere stato con Grazie noi. Grazie a voi. Ciao a tutti amici di Radio Bruno, qui Caligola e ci vediamo a Sanremo.